200 arbitri che per una volta mettono da parte il fischietto, indossano i panni del calciatore, dimostrando che l'assunto in forza del quale diventa direttore di gara chi non è portato per questa disciplina è quanto di più sbagliato. Gli impianti sportivi di Brolo, Griaca di Piraino e Rocca di Caprileone in questo fine settimana fanno da teatro al Torneo dello Stretto, manifestazione organizzata dalla sezione di Messina per il terzo anno consecutivo, alla quale partecipano numerose rappresentative di calcio di sezioni dell'AIA provenienti da ogni parte del paese. Anche quest'anno siamo riusciti, assieme al Consiglio Direttivo Sezionale, a organizzare questa manifestazione, il terzo Torneo dello Stretto. Lo scopo principale che ci siamo sempre prefissati è quello di creare un momento di aggregazione fra arbitri. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere delle sezioni che vengono oltre fuori la Sicilia. Ci sono la sezione di Catanzaro, Locri, Lamezia Terme e Reggio Calabria, la sezione di Ercolano e la sezione di Tivoli, oltre a quella messinese, Acireale e Catania. Questo momento per noi è stato sempre importante perché appunto questo è un momento di aggregazione ed è basato sul principio di stare sempre assieme, ma non solo rivolto agli associati ma anche a tutte le famiglie. Faccio presente che anche in questo momento ci ha dato il piacere di stare qui con noi il presidente regionale Michele Cavarretta e sono presenti anche tutti i presidenti delle sezioni che partecipano al torneo. Sicuramente domani avremo anche la presenza del componente nazionale Stefano Archina che porterà un messaggio da parte dell'AIA centrale.